Buona serata, ben ritrovati con Molise Sport. Giovedì alle 21, replica venerdì pomeriggio alle ore 16. Prima parte dedicata al calcio. Subito agli ospiti, Antonio Dispenza. Ciao Antonio, Ciao allenatore, Fabio, grazie. buonasera. Grazie per essere qui. Collega Grazie giornalista Leandro Lombardi. Grazie Leandro. a te. Ciao Francesco, buonasera a tutti. Grazie. Con Antonio e con Leandro ci occuperemo del Campobasso, anche del Vasto Girardi. Ieri sconfitte entrambe nei recuperi del mercoledì. Seconda parte con Amelia Macioli e Carmen Buonviaggio, dunque parleremo di impiantistica sportiva di tennis tavolo. Avremo due collegamenti nel corso di questa prima parte. Innanzitutto volevo ringraziare il nostro direttore Pierluigi Boraggine e la collega Valentina Ciarlante che hanno condotto Molise Sport nelle ultime 2 settimane e fare gli auguri al mitico Vincenzo Ciccone che oggi compie gli anni, non diciamo quanti. Quindi auguri a Vincenzo che mi dà una mano insieme al nostro tecnico Luigi Putalivo per quanto riguarda la realizzazione di questa trasmissione. Allora, prima di iniziare il discorso con i nostri ospiti, ci colleghiamo con la Cina, con Guangzhou, dove c'è un tifosissimo del Campobasso, Vincenzo Delisio, e lo vedo in questo momento. Ciao Vincenzo, mi senti? Sì, ciao Francesco, un saluto a te, agli ospiti in studio e a tutta la redazione di Teleregione Molise. Grazie Ciao. Vincenzo, in Cina, Canton in italiano, Guangzhou in cinese, giusto? Sì, esatto. Allora, sia Antonio Dispenza che Leandro Lombardi mi daranno una mano nel parlare con te, poi faremo un altro collegamento tra poco con Luigi Mandragora, direttore area tecnica del Campobasso Calcio. Vincenzo, innanzitutto come ti trovi lì in Cina? Come mai da quelle parti? Mi trovo bene, io sono sposato con una signora cinese, sono ormai 2 anni, lavoro presso una scuola di alta formazione come docente di italiano e cultura italiana e mi trovo bene, la Cina, la zona dove vivo è una delle zone più evolute e all'avanguardia, quindi nel Guangdong, quindi mi trovo benissimo. Ecco, Vincenzo, hai appreso della sconfitta di ieri a Tolentino del Campobasso, come ci sei rimasto? Maluccio? Beh, è normale. Io è normale, ho visto proprio via stream la partita. È troppo. La situazione è che è un girone molto molto difficile e regala tantissimo. Ti sentiamo a scatti, Vincenzo. Ti sentiamo a Eh scatti, sì. non so come mi senti tu, noi ti sentiamo un po' a scatti. Allora, Mi senti ora? adesso sì, adesso sì. Sì, Mi senti ora? adesso ti sento, Vincenzo, adesso ti sento. E dicevo che la partita di ieri è stata una partita praticamente il Campobasso i primi 20 minuti ha giocato, dopo purtroppo c'è stata qualche incertezza difensiva e purtroppo è successo quello che è successo, anche se io sono convinto che il Campobasso vincerà il campionato. Beh, lo speriamo tutti, insomma, lo speriamo noi tutti. Vincenzo, quanto dista da Pechino Guangzhou? Insomma, lì le distanze sono veramente considerevoli. Saranno 3 ore di aereo. Tre 3 ore ore di aereo, quindi di aereo. La Cina è esatto. grandissima. Ah, È Vincenzo, grandissimo. senti Vincenzo, è complicato tifare da lì, è un po' difficile. È difficile, però nello stesso tempo anche è bello, perché comunque praticamente senti ancora più vicino il colore rosso-blu e la passione. Non è facile. Colgo l'occasione per salutare tutti gli amici, soprattutto di Campobasso, ovviamente, anche gli ospiti in studio, come già ho detto, e soprattutto il gruppo Esiliati Rosso-Blu, soprattutto gli organizzatori del gruppo, perché è un gruppo che è fatto veramente molto bene,
gli amici Baranello, Fiammelli e Grosso sono veramente molto molto in gamba. Prima di lasciare la parola anche ad Antonio Di Spenza e Leandro Lombardi, ecco, com'è la situazione coronavirus da voi? Com'è attualmente la situazione? Dunque, Francesco, da noi la situazione è sotto controllo. Ci sono stati dei casi, dei focolai nella Bay, vicino Pechino, e poi nella Zhabejiang, nella zona vicino al nord della Cina, al confine con la Russia. Però diciamo che la situazione coronavirus è sotto controllo, però nonostante questo le misure rimangono, in tutti i luoghi chiusi sono obbligatoria le mascherine, anche il controllo della temperatura, però diciamo che la situazione è totalmente sotto controllo. All'aperto le usate le mascherine, Vincenzo? All'aperto? All'aperto non sono obbligatorie, però le usiamo per sicurezza, perché comunque c'è anche l'impatto psicologico, quindi non sono obbligatorie, però l'80%, io per esempio la uso, mia moglie la usa, insomma è proprio una cultura un tantino più diversa, diciamo, Senti un Vincenzo, tantino ma più. avete un'app? Avete un'app che... Sì, con WeChat, esatto, sì, con WeChat, che praticamente con quell'app. Per entrare per esempio nei ristoranti, nei luoghi, in biblioteche, a scuola, c'è tramite WeChat con la scannerizzazione con codice che praticamente devi dimostrare la tua negatività, Ok, da noi cioè che l'app non sei. non funziona più. Sì. Antonio, lascio a te la parola con Vincenzo. Vabbè, Ciao dell'organizzazione. Antonio. Ciao, buonasera. L'organizzazione della Cina, la sappiamo tutti. Ma non solo della Cina, della Corea e di altri paesi. Qui ormai l'app Immuni è Avevano saltata. creato questa app È Immuni saltata. che poi si è rivelata cioè inesistente praticamente. Là, nonostante tutto, la situazione è sotto controllo, come dice Vincenzo. Ancora l'allerta al massimo Certo, però per non è evitare obbligatoria la mascherina all'aperto, ma loro comunque la usano, che... hanno una cultura diversa. Certo. Cosa vuoi chiedere a Vincenzo, Antonio? Voglio chiedere, è dura come dicevi tu essere dall'altra parte del mondo a fare il tifo per la squadra della tua città, però come diceva lui è un modo c'è un senso di appartenenza che comunque ti fa rimanere legato alla tua città e ai colori della tua città. Vincenzo, hai ascoltato? Sì, è totalmente d'accordo con Antonio, che io conosco Antonio, non so se ti ricordi di me, sì. Ma io ora mi sto ricordando. Non ero Esatto. sicuro fossi tu. Vabbè, comunque sì, sono totalmente d'accordo con te Antonio. Non è semplice, però ripeto, l'appartenenza è molto, molto, si sente ancora di più perché comunque anche se ci sono altri italiani, però Campobasso è sempre nel mio cuore, rimarrà sempre il lupo, il Campobasso calcio rimarrà sempre nel mio cuore. Quindi poi praticamente al consolato, io ho rapporti col consolato, c'è un signore di Vasto Girardi, originario, lui è di Roma, però originario di Vasto Sono Girardi. Ogni dappertutto, tanto questi parliamo molisani. del Campobasso. Come i cinesi. Ma sono dappertutto questi molisani, incredibile. Esatto. Leandro, Leandro. Sì, buonasera. Dicevo, Ciao. ricollegandomi, non deve essere facile seguire il Campobasso a distanza, però il fatto che non si possa andare allo stadio, diciamo che... Ti toglie quantomeno le immagini del tifo, diciamo, allevia un attimo la nostalgia, diciamo, il fatto che non ci sia il pubblico allo stadio, diciamo, toglie almeno questo aspetto, fa E poi in venire un questo po' meno momento nostalgia. possono vedere le partite sul Sì. web, quindi. Vincenzo, hai ascoltato? Sì, ha ragione l'amico.
tra virgolette, è ammortizzato un po' l'amarezza di non poter vedere il Campobasso proprio dal vivo. Però diciamo che mi auguro che almeno, io non credo per quest'anno, perché però per l'anno prossimo potremo vedere tutti i Campobassi in Serie C, tutti con gli stadi aperti. Io questo me lo auguro. Io... Da quanto tempo Sì, questo. non torni in Italia, Vincenzo? Dunque, io sono 2 anni ormai, perché sono arrivato proprio il giorno di Pasqua di 2 anni fa, per una serie di evenienze, e vo io vorrei tornare con mia moglie. Volevamo tornare a Corpus Domini, però temo che non ne riusciamo. Vorremmo tornare per Natale prossimo, anche perché mia moglie mi mette in croce, perché comunque le piace Campobasso e ha nostalgia del cibo italiano, del cibo italiano di vari ristoranti italiani, tra cui Mario, non per fare pubblicità, anche altre, Aciniello, insomma, ha detto la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo andare a mangiare subito. Senti Vincenzo, ma tua moglie è di Guangzhou? Sì, è di Guangzhou, sì, Quanti lei è di abitanti? Quanti Guangzhou. abitanti fate lì? Tipo 14 milioni. Vasto Girardi, praticamente, che citavi prima. Dai, siamo lì, siamo lì. 14 Sì, sì, milioni di sì. abitanti, Guangzhou. Guangzhou. Guangzhou, sì. È la terza città della Cina, praticamente. Perché la più grande è Pechino con 20 milioni, poi segue Shanghai sui 17 milioni e dopo c'è Guangzhou. Dopo c'è Guangzhou. Beh. Sì, esatto. Che ha una discreta tradizione calcistica, no? Sì, allena Cannavaro. Cannavaro, certo. Cannavaro, Paolo Cannavaro. Io poi sono stato anche a Shenzhen, un periodo per lavoro, dove allena Donato. Quindi Shenzhen e Guangzhou sono mezz'ora di treno. Ma prima di E Cannavaro non... praticamente... Vincenzo, prima di Cannavaro non ci fu anche Lippi, no? Lippi, esatto, Che infatti. vinse anche No, una, la c'è cioè, Champion, Guangzhou. vinse la Champions asiatica, se non sbaglio, la Champions asiatica. Esatto. No, Guangzhou, il Guangdong in genere hanno una tradizione calcistica molto più, diciamo, avanzata. A differenza di altre zone della Cina, insomma. Però, ripeto, Francesco, il Guangdong è una delle zone della Cina più all'avanguardia, anche ai tempi del Maoismo, durante la rivoluzione culturale, il Guangdong è stata sempre una regione molto più aperta all'Occidente. Beh, che dire. Allora Antonio, noi ringraziamo Vincenzo per questo collegamento, Leandro. Speriamo di rivederci quando torni in Italia. Tu di cosa ti occupi lì, Vincenzo? L'insegnante. Hai Io detto che... sono, vabbè, io sono, sì, sono un sociologo, sono un criminologo pure, e praticamente mi occupo di Italia, insegno italiano, cultura italiana, tradizioni italiane, insomma, perché in Italia, quando stavo in Italia, ero un criminologo, sociologo, e qui ho trovato l'insegnamento della lingua italiana, è molto bella, Francesco, perché vedo che ci sono dei ragazzi veramente molto molto in gamba che vogliono imparare la lingua italiana. Per giunta, ci sono proprio due ragazzi di Wuhan, proprio di Wuhan, che sono di una simpatia e di una dedizione allo studio cioè, amano l'Italia, la Cina ama l'Italia. Questo lo posso dire senza remore. Tu insegni l'italiano, Vincenzo, ma hai imparato bene il cinese, tu? Francese è dura, È dura. è dura, Come si molto dura dice perché. il Campobasso vincerà il campionato? Non riesci a tradurlo. Campobasso, Chanting, è una cosa. Perché praticamente ti dico, il cinese praticamente a Guangzhou parlano cantonese, che è praticamente un'altra lingua, la lingua ufficiale è il mandarino. Io sono al terzo livello di mandarino praticamente, sono 8 livelli,
Mentre a Guangdong parlano cantonese, una lingua completamente diversa. Tu mi insegni che le lingue si imparano soprattutto parlando, comunicando. Quindi io, per esempio, con i miei suoceri conosco più il mandarino che i miei suoceri il cantonese, che i miei suoceri, per farti capire. Quindi è un problema non semplice, non semplice. Certo. Infatti, io studio sempre, però il cinese è una lingua molto complessa. Poi ho anche un'età francese, quindi Beh, dai. l'elasticità mentale Dai, dai. di una. E quindi non è proprio facile. Non è proprio facile. Comunque, sì, diciamo che mi auguro che almeno entro un anno mi auguro di poter arrivare almeno al quarto, quinto livello. Beh, te lo auguriamo. Vincenzo, ti mandiamo un grosso abbraccio da Campobasso a Guangzhou. E grazie per questo collegamento. Vorrei salutare solo un'altra persona che me Certo. l'ha chiesto, Antonio Salvatore, un altro grande tifoso del Campobasso. Bene, bene. E allora, forza lupi e speriamo che domenica ci Sempre. sia già il riscatto, dai, con l'Aprilia. Speriamo bene. Vediamo, sono sicuro, sono sicuro, sono sicuro. Va bene, Vincenzo, un abbraccio, grazie allora, grazie. Abbraccio a tutti, Antonio, a tutti quanti, ok? Un Ciao, abbraccio e grazie di tutto. ciao, grazie a ciao. te, grazie, grazie. Ringraziamo Vincenzo Deliso da Guangzhou, Cina. Allora, bello parlare con Skype, sembra insomma, che fosse nell'altra stanza Vincenzo Deliso. Allora, una battuta al volo, poi Io vediamo me il lo ricordavo da servizio. ragazzo, perciò non l'avevo riconosciuto il nome, l'avevo collegato, però non lo ricordavo da ragazzo. Quindi vi Sì, conoscevate già. sì, sì. Allora, prima di rivedere un attimo il servizio Tolentino Campobasso, un commento di entrambi su questa insomma, sconfitta inaspettata. Nessun dramma, però ecco, campanello d'allarme, soprattutto deve essere utile, Antonio, questa sconfitta affinché non si debbano ripetere poi insomma, questi risultati molto pesanti su un campo così, di una formazione che navigava fino a ieri. In piena zona play-out, ora è risalita a 18, se non sbaglio, Il quindi. rischio sul quale non bisogna cadere è di curarsi sugli allori, questo è assodato, si è visto che sì, si parla di approccio sbagliato, però a mio parere una squadra che deve vincere il campionato, questi passi falsi, anche Sì, se correggiamo un attimo il nome di Antonio, ti hanno modificato il sei nome. comunque in vetta alla classifica, però è sempre, non è bello vedere una squadra che dovrebbe ammazzare il campionato, anche se prende una giornata storta, subire 4 gol in quella maniera, in 35 minuti 3 gol ha preso, quindi non è un bel segnale. Ci può stare la giornata storta, per carità, però evitare figuracce, ieri onestamente è stata una figuraccia, sarebbe meglio per tutti. Ecco Leandro, io prenderei un po' le cose positive dalla giornata di ieri. Innanzitutto, ecco, deve servire da lezione e i ragazzi hanno voglia di riscattarsi subito già domenica contro l'Aprilia al Romagnoli. Poi, comunque, la squadra di Gudini resta ancora in vetta alla classifica, nonostante insomma, debba dividere questa vetta e con ancora due partite da recuperare e poi anche la maturità. Sottolineerei io la maturità dei tifosi che rispetto a qualche anno fa hanno dimostrato la loro ulteriore vicinanza alla squadra con striscioni, insomma ho letto anche il tuo articolo, quindi questi sono gli elementi secondo me positivi dei quali parleremo anche tra poco con Luigi Mandragora. Sì, intanto i primi 10-15 minuti ieri la partita non è stata così sbagliata, l'approccio non era così cattivo, però poi è successo che la squadra ha forse pensato di essere in una giornata facile, ispirata, si è un po', Hanno un po' ha un sottovalutato po' l'impegno. sottovalutato, ha abbassato un po' il livello dell'intensità loro. Il Tolentino, rispetto ad altre squadre affrontate recentemente, non ha rinunciato ad aggredire anche la profondità, ha cercato di allungare il campo basso, una cosa che ad esempio non ha fatto
il Fiuggi non ha fatto il Giulianova di recente e diciamo ha giocato un po' su quelle piccole debolezze. Il Campobasso si è un po' allungato e ha fatto fatica, non ha fatto più filtro il centrocampo e aveva una manovra molto lenta ieri, non è riuscita più a ritrovare il gioco solito, diciamo. Detto questo, resta, speriamo, un incidente di percorso, la squadra ancora prima con 2 giornate, 2 partite da recuperare e va detto che rispetto allo scorso anno anche le altre aspettano un pochettino, non c'è più una squadra come ad esempio il Notaresco lo scorso anno che aveva fatto una media strabiliante nel girone d'andata, quest'anno devo dire che le altre aspettano anche qualche incidente di percorso, ovviamente domenica bisognerà riscattarsi subito. Allora, vediamo un attimo come è andata ieri, vediamo il servizio e poi torniamo in studio. Il Tolentino cala il poker, il Campobasso che era reduce da 4 vittorie di seguito non ne azzecca una, difesa con la Brodo e attacco spuntato, la differenza è tutta qui come vedremo dalle immagini. Il Campobasso infatti parte bene, Esposito è ispirato e Cogliati sembra ispiratissimo, qui il bomber c'entra in pieno la traversa. Al primo affondo invece il Tolentino passa con Severini che non lascia scampo a Piga. Il Lupo reagisce ma Zammarchi, come il resto degli attaccanti, è in giornata no. L'11 non la mette dentro, mentre sull'altro fronte, con un pizzico di fortuna, beh forse un bel po' di fortuna, il Tolentino trova il raddoppio con Capezzani al termine di un'azione rocambolesca. Stesso cliché, il Campobasso reagisce, ancora con Zammarchi, ancora impreciso dopo un ottimo taglio. Il Tolentino segna, questa volta sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Padovani. I locali spingono sul gas e chiedono il penalty prima di rientrare negli spogliatoi. Lupi avanti in cerca della rete della bandiera. Tengorang per Cogliati. Ancora una conclusione non precisa, segno di una domenica da dimenticare. E come al solito dall'altra parte il Tolentino fa male, prima centrando una traversa, poi realizzando in contropiede il 4-0 con Minè. Nel finale il Lupo c'entra anche un palo, ma la sensazione è che anche giocando 5 ore i rossoblù non avrebbero segnato. Meglio voltare pagina e pensare al prossimo avversario. Bene, era il nostro servizio, il servizio del nostro direttore Pierluigi Boragine. Allora, dovremmo avere in collegamento telefonico Luigi Mandragora, direttore area tecnica del Campobasso. Luigi, mi senti? Sì, Franco, ti sento. Grazie Luigi per questo collegamento. Allora, diamo il benvenuto, il buonasera a Luigi Mandragora. Con me in studio Luigi, Antonio Dispensa e Leandro Lombardi, giornalista. Allora, Ciao, buonasera. ecco Luigi, abbiamo appena detto, prima di riproporre un po' il servizio, che una giornata storta ci può stare. Prenderei magari le cose positive, ne abbiamo parlato anche. Diciamo questa mattina con te, quindi l'attaccamento dei tifosi che dopo questa brutta battuta d'arresto sono stati molto vicini ai ragazzi di Mirko Cudini, poi da sottolineare anche la voglia di riscatto immediato della squadra già da domenica prossima in casa contro l'Aprilia, e io direi anche che alla fine magari fanno anche bene queste batoste, tra virgolette, visto che avvengono in una parte di campionato dove ovviamente c'è ancora tanto tempo per recuperare. Oltretutto la squadra è ancora prima in classifica con 2 gare da recuperare. Luigi. Sì, allora io direi che le cose positive nella giornata infausta di ieri possono essere solo due. La prima è che, appunto, come tu dicevi poc'anzi, diciamo che il nostro campionato si è assimilato per recuperi, stop, ripartenze che ci sono stati in questa fase, in questo periodo, ai campionati di alto livello, no? Le possiamo assimilare una squadra che fa la Champions League e il campionato, quindi dove non c'è nemmeno poi il tempo di festeggiare troppo quando c'è una bella prestazione, una vittoria come quella di Fiuggi e nemmeno come in una disfatta totale come è stata quella di ieri di Tolentino. Quindi di positivo ci può essere il fatto che si gioca domenica
e sicuramente la seconda nota lieta di questa giornata in Fausta può essere quella del ritorno a Campobasso della squadra. La proprietà e tutti noi abbiamo apprezzato tanto l'accoglienza che ha ricevuto la squadra. È un segnale forte da parte della tifoseria, che ha mostrato una, diciamo così, una grande maturità dopo un risultato così infausto, però che deve rispecchiare e rappresentare l'eccezione. La cosa che siamo sicuri è che la squadra ne farà tesoro, e da domenica rivedremo il vero Campobasso, una squadra che da quando ha avuto qualche battuta d'arresto ha sempre voltato pagina e dimostrando, se così vogliamo dire, di non portare gli strascichi dell'episodio negativo vissuto anche nel breve periodo. Ecco Luigi, dall'alto della tua esperienza volevo chiederti se i ragazzi hanno un po', pur non volendolo fare, ecco, ma inconsapevolmente sottovalutato l'avversario, quindi è un problema mentale, oppure, non lo so, hanno secondo te avuto un calo fisico, soprattutto nel primo tempo, perché poi dopo i primi 45 la gara era praticamente già quasi andata. Allora, diciamo che mi associo un pochino a quello che ha detto il mio mister Cutini nell'immediato post partita. Sicuramente c'è da analizzare bene quello che è successo soprattutto nel primo tempo di Tolentino, e fare un grande bagno di umiltà. Questa è una squadra che deve andare sempre a 100 all'ora, e che quando abbassa i ritmi, abbassa l'intensità soprattutto mentale, può andare incontro a delle battute d'arresto come sono venute ieri. Questo non ce lo possiamo concedere. Già da stamattina abbiamo ripreso i lavori a Campo di Pietra, e negli occhi dei ragazzi io ho visto delusione per quello che è successo ieri, ma certamente una voglia di rivalsa per le prossime sfide che arriveranno. Prima di lasciare la parola ad Antonio Di Spensa e a Leandro Lombardi, qualche polemica, Luigi, su un eccessivo numero di persone presenti in un impianto non adatto a contenere magari troppa gente in questo periodo particolare, dove è meglio non avere troppi assembramenti, no? Questa, diciamo, l'ha denunciata anche il nostro addetto stampa. Purtroppo stiamo diventando noi l'eccezione, che cerchiamo di far rispettare tutte le regole che purtroppo in questo momento un po' in tutto il mondo ci sono. Invece andiamo girando i campi in varie regioni e in varie situazioni, e ci ritroviamo sempre più o meno le stesse situazioni che si ripetono. E questo è brutto, perché noi dovremmo essere la normalità, noi Campobasso Calcio, ma anche le forze dell'ordine che ci aiutano e ci sostengono nel far rispettare i regolamenti. Invece ci rendiamo conto che siamo un'eccezione, e questo sinceramente dà un po' di fastidio. Eh sì, sicuramente, hai ragione perfettamente. Antonio Di Spensa, cosa vuoi dire a Luigi Mandragora? Cosa dire di questa infausta trasferta? Purtroppo questo è un campionato dove nessuno ti regala niente. Si sa che andando in questi campi, specialmente in squadre che lottano per retrocedere, per non retrocedere, aspettano comunque la partita con la prima in classifica. È normale che ci mettono quel pizzico di cattiveria e di concentrazione in più. Questo è assodato. Poi le partite, io dico sempre, iniziano sempre 11 contro 11. È il campo che deve dimostrare che è chi la spunta. La prima in classifica lo deve sempre dimostrare, anche se gioca con l'ultima della classe, perché non è detto che il diverso tasso tecnico di una squadra possa avere la meglio su una squadra che magari tecnicamente è un po' deficitaria, perché la grinta, la determinazione, la voglia, la concentrazione sono delle componenti che non possono mancare in una gara. Ecco, secondo me, dove probabilmente ieri è stata persa la partita, forse più di qualcuno ha preso la partita un po' sotto gamba, posso anche sbagliarmi, però i dati sono questi. Cioè, tu prendi 4-0 da una squadra che sta per retrocedere. Allora, diciamo che sono abbastanza d'accordo sul tipo di ragionamento.
L'unica cosa che posso dire per a supporto dei nostri ragazzi che comunque hanno dimostrato e hanno diciamo tra virgolette un credito di fiducia nei loro confronti è che magari il calcio è fatto, come dicevi tu, da 11 contro 11, ma soprattutto è fatto da episodi. E purtroppo ieri degli episodi in cui dovevamo e potevamo far male, sì, purtroppo siamo venuti un po' meno. Sì, sì, che poi... un po' meno, e poi abbiamo preso uno schiaffo dietro l'altro e purtroppo non siamo riusciti poi a reagire e a ricompattarci quanto prima. Questo però deve rappresentare, come dicevo prima, l'eccezione. E non la regola. Esattamente, cioè sì. Quello poi si uniscono l'episodio negativo con magari quel periodo di scarsa lucidità, come si suol dire, gol mangiato e gol subito. Loro alla prima occasione ti hanno fatto gol e non ti sei ripreso se più. Se fosse entrato il tiro di Pietro Cogliati, parlavamo di un'altra partita. Questo purtroppo lo dicono i fatti, perché il calcio... E purtroppo, per fortuna, soprattutto episodi che se ti girano bene parli di una partita, se ti girano male purtroppo sei costretto a farne un'altra. Certo. Leandro. Confermo il mio approccio un po' più morbido, diciamo, nel senso che è grave più che altro aver perso 4-0 una partita. Una capolista perde 4-0, diciamo, fa comunque notizia. Fa notizia, sì. Però va anche detto che questa è una squadra che ha perso due partite in... quante? 45 forse, 40-45 partite, due sconfitte. Diciamo che ieri l'approccio non era, ripeto, così negativo. C'è stata l'occasione di Cogliati, poi lì c'è il demerito, il Campobasso ha creduto forse di trovarsi di fronte a un avversario fattibile, tra virgolette, ed ha abbassato forse sul piano dell'intensità. Questo volevo chiedere al direttore se è d'accordo. C'è stato un calo, diciamo, sul piano dell'intensità dopo i primi 20 minuti, diciamo. Sì, sì, io sono d'accordo anche su questo tipo di appunto, ma lo dicevo anche prima, questa, la nostra è una squadra che deve andare sempre a 100 all'ora per caratteristiche, per quello che chiede il nostro allenatore. Quando si abbassano questi ritmi possiamo andare in difficoltà, e questo non deve succedere. Questo è quanto posso dire in questo momento. Ecco Luigi, prima di lasciarti volevo sottolineare che gran parte dei tifosi ha anche apprezzato molto gli sforzi, anche il fatto di mandare in ritiro a Civitanova, Marche, la squadra, per proseguire con una certa regolarità gli allenamenti. No? E quindi ecco, la società sta facendo di tutto di più per rendere, insomma, fattibile questo sogno che i tifosi hanno di approdare finalmente in Lega Pro. Luigi. Il nostro sogno credo che sia lo stesso di ogni campobassano e ogni tifoso del Campobasso. Cerchiamo di fare quanto più possibile, al meglio possibile, per far sì che questo si realizzi. Alla fine queste battute d'arresto a volte servono anche come sveglia, diciamo, e il fatto che le persone abbiano apprezzato questi ragazzi nonostante questa brutta partita è solo un monito per noi anche società a fare ancora meglio, a mettere a disposizione dell'allenatore e appunto dei ragazzi tutte le armi e gli sforzi necessari per arrivare a maggio, giugno, ora non si sa bene quando finisce il campionato, e festeggiare tutti quanti insieme. Leandro, volevi aggiungere qualcosa? Sì, al direttore, flash sul mercato. Direttore, volevo chiederle se Sforzini è in uscita, se è così, se in questo mercato comunque vivace, da capolista, diciamo, il Campobasso si è mosso comunque sul mercato, se ci sono giocatori presi anche in prospettiva per il prossimo anno, diciamo, anche, abbiamo visto anche Persia, Ladu, giocatori che sono comunque abbastanza importanti, se c'è anche un discorso di prospettiva nel mercato. Sì, sicuramente abbiamo fatto un mercato in entrata, che posso confermare, e penso di parlare anche a nome del direttore De Angelis, un mercato in entrata che in questo momento è chiuso. Ci siamo mossi più per integrare che per cambiare nell'immediato.
avevamo bisogno di una caratteristica un pochino forse diversa a centrocampo, e quindi abbiamo deciso di puntare su Pietro Ladu, che siamo sicuri che ci potrà dare una grossa mano. E come diceva lei, si è deciso di andare su un profilo giovane con già un'esperienza a livello di Serie C, per cercare di programmare un pochino anche l'anno venturo. Poi c'è stato l'arrivo di Rossetti, che va a completare il nostro pacchetto avanzato. Bene. Mentre poi abbiamo ancora rimpinguato il parco under con l'arrivo di Del Piatte 2002, mentre per Forzini stiamo ragionando un pochino. Mancano ancora 10 giorni alla fine del mercato, quindi il mercato è ancora aperto, vediamo quello che ci porteranno i prossimi giorni. Grazie. Bene, Luigi, io ti ringrazio allora per questo collegamento. Grazie a voi per l'invito. E speriamo, dai, che ci sarà il pronto riscatto già domenica tra le mura amiche, Luigi. Grazie a tutti gli ospiti e buon prosieguo. Grazie, buon lavoro al direttore dell'area tecnica del Campobasso, Luigi Mandragora. E allora vediamo al volo le dichiarazioni, le ha citate anche il direttore, le dichiarazioni di Mirko Cudini al termine della gara a Tolentino. Vediamo. Mi assumo la responsabilità sicuramente di questa sconfitta, come è giusto che sia, perché sono il primo responsabile. Quello che non dovevamo fare forse abbiamo fatto, un approccio discreto i primi 10 minuti forse, poi dopo abbiamo concesso delle situazioni dove non sapevamo e non dovevamo concedere, questo sì, quindi ci siamo calati poco nella partita. Il Tolentino è stato molto più determinato, per il suo tipo di partita è stato molto più determinato di noi, siamo stati prevedibili, siamo stati poco incisivi, anche se poi abbiamo avuto le occasioni per poter andare in vantaggio, questo sì è vero, però non sempre si riesce a concretizzare, come è successo altre volte, però non possiamo prendere dei gol, e soprattutto prendere 4 gol una squadra come la nostra, questo no, bisogna essere un po' più equilibrati e strada facendo, al di là che poi il primo tempo è finito 3-0 e quindi poteva essere una partita forse chiusa, ma noi non ci arrendiamo mai, vogliamo sempre andare a riprendere le partite, però abbiamo concesso delle situazioni anche in secondo tempo per poter prendere il quarto gol come è successo, e questo non deve succedere, quindi ho detto ai ragazzi di ci dobbiamo fare un grosso bagno di umiltà dopo questa sconfitta, e abbiamo l'opportunità per giocare fra 3 giorni, quindi se non sbaglio questa è la seconda sconfitta dopo 33 partite, forse 34 partite se non sbaglio, non è una giustificazione, però una sconfitta che sicuramente non ci fa piacere. Queste le dichiarazioni a caldo di Mirko Cudini. Ecco Antonio, se con l'aiuto della nostra regia vediamo un attimo la classifica di questo girone F della Serie D, lo commentiamo anche con Leandro, eccola qui, 2 gare ancora da recuperare per quanto riguarda il Campobasso. Leandro, se non sbaglio, 1 gara da recuperare il Castelnuovo, quindi... No, il Castelnuovo è a 17, dovrebbe essere a 17, quindi non vorrei, 2 in meno. Non vorrei sbagliare. Ne abbiamo una in più, una in meno del Notaresco. Il Notaresco. Ne ha solo una da recuperare. E hai ragione, sì, del San Nicolò. E quindi praticamente, vabbè, è tutto ancora da... Sì, da decidere, dai. Dico anche c'è stato un girone d'andata abbastanza positivo del Castelfidardo, che ha fatto una bella... Ha recuperato sì. Tanto e ha fatto è in trend, in striscia positiva. E come dicevo prima, diciamo che il Notaresco non sembra, almeno al momento, quello dello scorso anno. Il Castelnuovo è la sorpresa, perché è anche una matricola, e mise in difficoltà il Campobasso nella partita... disputata andata, in questo sì, girone andata sì. E per il resto diciamo che sia il Rieti che l'Alba Longa accreditate all'inizio anno non si stanno confermando tantissimo come squadra da primato, diciamo. Prima di dare la parola ad Antonio Di Spensa aggiungo, speriamo che l'Agnonese possa insomma recuperare un po', perché la vedo insomma dura, e Pineto, e a questo punto direi, anche visti gli ultimi risultati, Recanatese un po' le delusioni di questo girone, sì. No? Una lunga interruzione, diciamo, la Recanatese paga tantissimo. Aveva tante partite da recuperare e non ha sfruttato. Ecco, come tante altre, cioè, il campionato purtroppo è anomalo. Le aspettative riposte in squadre che magari erano attrezzate, questo problema di giocare ogni tre giorni, poi magari la settimana dopo non giochi, poi una settimana fai 2 partite, fa sì che le prestazioni non riescono ad essere
omogenee per tutte le squadre. Infatti la Recanatese, come diceva Leandro, Recanatese Rieti, erano squadre allestite per fare un campionato di vertice, stanno avendo delle difficoltà. Quindi diciamo il Campobasso ha 4 gare in pochissimi giorni, e quello che dicevi tu Antonio, cioè è un campionato anomalo più degli altri, perché magari nelle categorie superiori il tutto sta sfilando in maniera più regolare, ma magari, in Serie D è davvero incredibile. Scotto secondo me lo paga, lo scotto più alto lo paga proprio il Campobasso, perché è una società che fa le cose per bene. Magari in una società tipo il Tolentino, queste altre società che magari una settimana si allenano, una no, per loro l'impegno è meno gravoso e magari ti esce anche la partita che non ti aspetti. Mentre una società che basa tutto sull'organizzazione, su un determinato tipo di lavoro, già se salti un allenamento vai in difficoltà. Questo è il problema secondo me anche del Campobasso, perché è organizzatissima e deve filare tutto liscio. Purtroppo il campionato non te lo permette. Ora per il Covid, ora come visto la settimana scorsa non si è giocato perché c'era la neve, quindi sono tutte problematiche che paga una società organizzata. Ecco Leandro, il direttore Mandragora diceva del fatto che proprio il Campobasso, società penalizzata per quanto riguarda il discorso di troppe persone che erano ieri anche a Tolentino. Questo è successo e volevo salutare Andrea Bertolo, che hanno avuto difficoltà i ragazzi dell'ufficio stampa e comunicazione anche a Fiuggi, a Castelnuovo, per gli stessi motivi. Quindi, e poi ovviamente società più penalizzata di altre per la mancanza di incassi nelle gare interne. Sì, sì, lo abbiamo detto più volte, diciamo, per la società, diciamo, sugli introiti, sul discorso introiti, questo è un campionato veramente difficile. Chiaramente una piazza come Tolentino, diciamo, risente molto meno di questo discorso, anche per un discorso di obiettivi, insomma, non lo scopriamo oggi. E sul fatto del pubblico sulle tribune è vero, l'abbiamo notato anche in altre circostanze, anche a Castelnuovo, anche in altre trasferte, diciamo, ribadiamo, diciamo, il concetto solito, regole uguali per tutti sarebbe la cosa ideale in questi casi. Ecco Antonio, credo che non ci sarà una squadra che alla fine ammazzerà questo campionato, almeno nel girone. Ma io spero che sia il Campobasso, con queste due partite da recuperare e senza passi falsi come quello di ieri, io penso che vinceremo il campionato almeno con 3-4 giornate di anticipo, almeno, spero. Poi il campo darà comunque i risultati. Ieri battuta d'arresto anche casalinga del Vasto Girardi, che però sta facendo un ottimo campionato. Ieri non ho seguito la partita, però nonostante il budget sia ridotto e nonostante insomma questo abbia cambiato tanto. Questo è da merito, no? Alle persone che si occupano di calcio a Vasto Girardi, perché allestire una squadra in Serie D, sappiamo i costi che come sono, hanno allestito una squadra di tutto rispetto che naviga in posizioni di classifica invidiabili per una neopromossa, parliamo di una neopromossa, quindi vabbè, è al secondo anno praticamente, quasi sì, una neopromossa, sì, dai, quasi sì, una matricola. Ha dei risultati ottimi, come anche altre squadre pure che sono da poco, che riescono a affrontare un campionato impegnativo con le poche risorse che hanno. Certo. Ovviamente adesso il discorso è un po' uguale per tutti, per la chiusura degli stadi, che magari qualche società poteva fare affidamento con gli incassi, tipo il seguito che il Campobasso non ce l'ha nessuna squadra in Serie D come in Serie C. Quindi chi paga lo scotto degli incassi è la società del Campobasso. Gli altri, magari se ieri non erano chiusi a Tolentino, ci sarebbero state le stesse persone che c'erano sicuramente ieri. Quindi stiamo intanto parlando di, sì, no, di no, nulla. Hai ragione. Intanto volevo salutare Gianluigi Meale, che ci segue sempre da Vasto, ovviamente non in diretta, perché il canale 10 in Abruzzo non c'è teleregione. Ecco, la stessa, Leandro. Stessa Vastese, appunto. Sì, stessa Vastese. Diciamo, sì, con sì, Sabelli, sì. Persone che conoscono bene questo campionato e conoscono i giocatori, riescono ad allestire squadre di tutto rispetto con il poco a disposizione che si ha.
Invece Leandro, anche da te volevo un commento sul Vasto Girardi, stiamo vedendo le immagini, e quest'anno insomma, l'Olimpia Agnonese, che da tantissimi anni è in Serie D, una tradizione ormai consolidata, davvero è in grossissime difficoltà, cambiamenti continui. Sì, il Vasto Girardi diciamo, sta facendo un ottimo campionato, interrotto, diciamo, c'è questa macchia della sconfitta di ieri, che però tutto sommato non pregiudica il cammino. Forse possiamo dire aveva un'ottima possibilità di salire in zona playoff, quindi vincendo ieri avrebbe fatto anche un balzo importante in classifica. L'Agnonese invece non riesce a trovare risultati, nonostante un cambio importante in organico, ha fatto tipo 8-9 acquisti tutti insieme nella finestra di mercato, però diciamo che forse questi problemi sono figli di un periodo estivo turbolento, c'è stato un po' di incertezza, quindi diciamo stanno pagando un po' lo scotto. In ritardo è partito. Partito in ritardo, quindi sarà difficile la salvezza, però diciamo che hanno questa partita contro il Campobasso anche mercoledì nel turno infrasettimanale, anche una partita comunque insidiosa per il Campobasso, ecco, a proposito di partite da non sottovalutare, perché giocherà comunque un derby contro una squadra che non avrà nulla da perdere. Ecco, quello volevo chiedere anche a te Antonio, perché ovviamente l'Olimpia Agnonese ha necessità di fare punti, no? Poi tutti si esaltano con la capolista, poi il Campobasso ultimamente ha avuto qualche difficoltà su un campo non in erba naturale. Sì, purtroppo, come diciamo, l'Agnona paga lo scotto della partenza in ritardo. Ma credo anche dovuta alla situazione Covid. Ma indubbiamente ha allestito la squadra in ritardo, non è facile anche con il cambio di allenatore, giocatori nuovi che nel giro di una settimana, 10 giorni riescono già ad integrarsi e a svolgere magari le idee di un allenatore che una settimana prima erano diverse perché c'era un altro allenatore. Non è facile. Speriamo che con il tempo riescano a prendere il bando della matassa per riuscire a fare, anche giocando male, basta inanellare 2 o 3 risultati consecutivi, almeno si gioca un po' più con la speranza e la voglia di raggiungere almeno la vittoria di una partita importante. Ecco, intanto il tempo sta volando, prima di fare un giro conclusivo con entrambi, io toccherei un attimo l'aspetto Covid, che in Molise è davvero preoccupante. Allora, prima con te Antonio, poi con Leandro e poi chiudiamo ovviamente tornando a parlare di calcio e della Serie D. Stanno morendo anche persone molto giovani. Abbiamo visto oggi 38 anni. Purtroppo parlavamo prima pure con l'amico Leandro, la disorganizzazione della regione Molise purtroppo la fa da padrona. L'ospedale dicono che è pieno, non ci sono più posti perché arrivano malati Covid da tutte le parti della regione. La soluzione... Oggi abbiamo visto il trasferimento in Toscana. Infatti c'è in Toscana, non è una cosa bella. La disorganizzazione purtroppo nella sanità è grave, perché la disorganizzazione nell'ambito sportivo ti porta a perdere le partite, quasi si perdono le vite e non va bene. Speriamo che con le ultime soluzioni che vogliono apportare, aprendo il Vietri come centro Covid o anche altre strutture, possa far sì che almeno queste persone abbiano almeno la possibilità di essere curate, perché il problema dell'ospedale Campobasso è che molte arrivano in terapia intensiva dopo che sono stati nei reparti e non c'è stato modo di poterli curare, ovviamente arrivano in uno stato della malattia avanzato, non c'è, diciamo che non c'è quasi più nulla da fare. Certo. Ecco Leandro, il 21 fa esattamente un anno che a Codogno si diagnosticò il primo caso di Covid, ma sicuramente il Covid circolava già da mesi prima. Sì. Quindi è un anno ufficialmente che abbiamo a che fare con questo virus, ora con le varianti. La campagna di vaccinazioni è iniziata da poco. E io farei un appello anche e soprattutto ai giovani che spesso sottovalutano il problema e che non adottano un uso corretto della mascherina, che per ora resta ancora, a parte il vaccino, l'unica arma che abbiamo. Sì, c'è una fetta di responsabili che continua
ad agire, diciamo, anche durante i weekend leggiamo anche, ci informiamo su queste cose, cioè, ci sono ragazzi che continuano ad ignorare il problema, i controlli scarseggiano, l'abbiamo visto anche qui a Campobasso. Per il resto, a distanza di un anno, condivido quanto detto da Antonio, perché ad esempio sul caso Molise abbiamo dei problemi strutturali seri e sicuramente a distanza di un anno appunto ci ritroviamo in una situazione di totale confusione. Questo è un problema serio, e poi succede anche che, non riuscendo ad affrontare questo problema, c'è la perdita di vite anche di persone più giovani. Certo. E allora, chiudendo con il calcio, partendo proprio da te, Leandro, come vedi il prossimo turno? Tu parlavi già, ovviamente, siamo proiettati qui anche al derby con l'Olimpia Agnonese. Ecco, intanto c'è da superare lo scoglio, parlo ovviamente del Campobasso, Aprilia. Sì, una vignetta, diciamo, ieri ti ho mandato una vignetta di Mirko Gudini che diceva: avevo detto di giocare ma non a poker. E vabbè, c'è il mister che dice: ci mettiamo di nuovo in moto con l'Aprilia, che è a doppio senso, ovviamente. Come la vedi? Allora, senza che la rischi potrebbero essere? Senza la sconfitta di ieri avremmo detto partita da non sottovalutare. Adesso penso che questo problema è scongiurato, ci auguriamo. Ma leggendo anche i giocatori sui social, lo stesso Esposito ha scritto: questo gruppo ha saputo già reagire in qualche altra circostanza e lo dimostreremo. Quindi è l'occasione ideale, è una squadra da prendere con le molle, perché l'Aprilia, dopo un inizio abbastanza difficile, poi ha fatto anche una buona serie di risultati utili. Quindi è una partita in cui il Campobasso dovrà dimostrare di essere meritatamente capolista, diciamo così. Noi ci vediamo allo stadio domenica. Assolutamente. E purtroppo, Antonio, hanno messo il derby Inter Milan alle 15, quindi praticamente non potrò vedere questo derby. sono fuori da questa. Senti, come cover band di Vasco Rossi, ma glieli dai tutti questi anni a Vasco? Non gli dimostra sia fisicamente che mentalmente, dai. No, però devo dire che questo anno fermo lo sta accusando, perché lui dice sempre: bisogna restare accesi, bisogna restare vivi, quindi restare fermi. E anche quel discorso è collegato un pochettino all'ambito Covid, perché io con la mia band, come tanti altri, riusciamo con difficoltà a fare una programmazione al momento. Certo, ma speriamo bene, dai, Leandro. Che dire, Antonio, sulla prossima giornata e in generale, insomma, sui temi che abbiamo affrontato questa sera? Intanto vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questa prima parte. Grazie a te. Grazie. Che dire, speriamo. L'unica cosa positiva di giocare ogni 3-4 giorni è che hai la possibilità di riscattarti dopo una prestazione magari deludente. Speriamo che domenica magari il primo tempo saremo noi 3-0 e finiscono le partite già dal primo tempo. L'importante è che non si sottovaluti la partita, magari la partita puoi anche non vincerla, però l'importante è entrare sempre con il piglio giusto e con la determinazione giusta, che poi se fai bene e va male per un episodio, nessuno sta a condannare la squadra, per carità, si è visto dall'atteggiamento dei tifosi, come dicevate prima, che hanno accolto dopo l'appello del presidente Giosuè con uno striscione che ha dato manforte all'animo dei giocatori, che magari era sottoterra dopo la prestazione di ieri. Da questo ripartire forte, dare un segno che quello di ieri è stata una caduta, che uno scivolone su una buccia di banana, e quello è stato e quello deve rimanere. Devono dare il segno che chi viene a Campobasso non viene a prendere punti subito. Anche perché qualche passo falso, il passo falso di ieri, mi dispiace dirlo, il passo falso di ieri dà voce ad altre squadre, visto? Si può battere il Campobasso. Certo. Invece no, non deve essere così. Bene, grazie ad Antonio Dispensa, grazie Antonio, allenatore, giornalista Leandro Lombardi. Grazie a te, Francesco. Grazie, Leandro. Una piccola pausa, poi torniamo in studio, seconda parte con Amelia Macioli e Carmen Buonviaggio. Dunque, a tra poco. Bene, seconda parte di Molise Sport, Amelia Macioli, grazie Amelia. Buonasera Francesco, buonasera a tutti. Presidente Centro Sportivo M2, Carmen Buonviaggio, grazie Carmen. Buonasera Francesco e buonasera a tutti. Con Carmen parliamo di tennis tavolo, ping pong. Allora,
Amelia, ci siamo lasciati qualche tempo fa, nulla è cambiato. Esatto. Siete molto vulcanici a livello di idee, però intanto gli auguri a Paola. Sì, oggi a mia mamma fa. Tanti auguri a Paola Tagliaferri, che poi è la mamma di Amelia, ci conosciamo da tantissimi anni, da troppi, vuol dire che non siamo più tanto giovani, tua mamma, però. Vabbè, ma comunque siete giovani. Lo spirito è giovanile, ragazzi, dai. Quindi sì. Auguri a Paola per questo compleanno. Abbiamo fatto gli auguri anche a Vincenzo Ciccone, che oggi compie gli anni, anche lui, quindi stesso giorno, qualche anno di differenza. E quindi Amelia, grazie per essere qui. E, insomma, com'è la situazione? Ancora ferme, allora, intanto, palestre, centri sportivi, piscine. C'è stata la polemica sugli impianti sciistici, davvero insomma, non si capisce granché. Allora, intanto grazie per avermi invitato. No, grazie a te, vengo... perché con tutti i problemi che avete, esatto, riesci anche a trovare, poi nel giorno del compleanno di tua mamma, tra l'altro, riesci a trovare un'oretta per venire in trasmissione. Guarda, qualche giorno fa mi è uscito su Facebook un ricordo di un momento di San Valentino di un anno fa, quindi poco prima che accadesse, insomma, quello che è accaduto, nel quale c'erano queste immagini dell'M2, un video, avevamo adottato, insomma, un sistema di luci che proiettava dei cuori sulla facciata dell'M2 e un via vai di gente, macchine che andavano, venivano. E vedere quelle immagini mi ha commosso, perché ad oggi quasi mi sembrava surreale, pazzesco. Sembra un'altra epoca. Guarda. L'effetto che proprio ha fatto su di me vedere questa cosa, perché è un anno che in sostanza c'è tantissimo silenzio all'interno del nostro impianto e all'interno, diciamo, del mondo sportivo in generale. Noi, come sai, stiamo lavorando soltanto con la vasca semiolimpionica e con gli agonisti, parliamo, insomma, di atleti, parliamo di una settantina di atleti, però chiaramente tutto quanto lo sport di base è fermo, tutto quanto il fitness di acqua e di terra è fermo, e chiaramente tutto quanto l'indotto che questo sistema genera. Siamo veramente, come si dice, in apnea totale, non soltanto perché questo fermo si sta prolungando da troppo tempo, ma anche perché non si vede una prospettiva di ripresa. E quelle voci che erano arrivate, insomma, in merito alla scadenza di questo DPCM al 5 marzo, che diciamo, proponevano delle restrizioni in linea con quelle che avevamo adottato prima della chiusura, forse per alcuni aspetti peggiorative, però davvero mi hanno fatto ancora più, non la posso dire la parola, però diciamo arrabbiare, perché di fatto ci hanno chiuso un anno fa, nonostante avessimo rispettato prescrizioni, avessimo fatto investimenti, e per di più per quanto riguarda il mondo dell'acqua, noi abbiamo una serie di valori anche da agenti chimici da rispettare, che hanno alzato ancora di più il costo di gestione, e che stiamo tuttavia rispettando, per cui, diciamo, rispetto a quelle prescrizioni, una nuova riapertura ipotizzava le medesime condizioni. E quindi che cosa è cambiato da un anno fa ad oggi per quanto concerne il mondo sportivo? Mi fa male pensare, e purtroppo questa è una nota dolente di questo paese, che non siamo proprio considerati come dovremmo, cioè proprio come categoria. Chi fa sport in questo paese fa qualcosa a tutela della salute, che previene la salute, che la mantiene in forza e che la cura lì dove è venuta meno. Però purtroppo non siamo riconosciuti in questi termini. Quindi, se da una parte facciamo attività che ha una rilevanza sociale, dall'altra invece siamo, diciamo, attività di serie B, della serie come riempire il tempo libero. E finché, a mio avviso, non cambierà questo modo di collocare proprio il settore sportivo a livello del contesto istituzionale, penso che, insomma, ci sarà sempre meno da dire. Ecco, poi ovviamente ci torniamo, anche perché avete delle iniziative, ho letto, sì, no? Abbiamo... ne parliamo davvero a livello di idee, loro sono grandiosi. Ecco, Carmen, spesso si parla, mi riaggancio a quello che diceva Amelia poco fa, no? Si parla spesso del tennis tavolo come uno sport minore, no? Lei diceva, siamo di serie B. A me piace tanto il calcio, però noto anche che ad alti livelli, dove ci sono interessi notevoli, sembra che tutto prosegua nella normalità, no? Si sta giocando la Serie A, la Serie B, la Lega Pro, ieri sera c'è stata la Champions, questa sera c'è l'Europa League, quindi, ecco, davvero dobbiamo metterla su questo piano, cioè che il dio denaro prevale anche sul virus.
Il problema è uno, Francesco, che purtroppo gli investimenti, gli investimenti che si fanno nel calcio non sono gli investimenti che si fanno negli altri sport, quale può essere il nuoto, il tennis tavolo. Sì, c'è il movimento, si fanno le attività, hanno più soldi anche per fare tamponi, per muovere sponsorizzazioni e tutto il resto. Logicamente siamo figli e figliastri, Amelia, siamo di questi livelli, Francesco. Noi per fortuna ce l'abbiamo fatta, abbiamo ricominciato il campionato. Anche poi vedremo anche qualche foto. Sì, siamo, anche se è un campionato di Serie B, ma siamo un campionato agonistico a tutti i livelli. Abbiamo avuto la fortuna di giocare con ragazze che sono venute dalla Sardegna, dal Lazio, ci siamo tutti tamponati, tutto a nostre spese logicamente. Abbiamo rispettato i protocolli Covid in maniera eccellente. Io ho organizzato domenica il concentramento sportivo a Caserta, mi hanno fatto i complimenti a livello nazionale perché logicamente ci sono delle precauzioni ancora più strette, anche perché purtroppo ci sono tantissimi contagiati. È capitato al ragazzo della nostra squadra che gioca in B1 che è positivo e adesso hanno dovuto rinviare la partita maschile per due volte di seguito, proprio perché è possibile rinviare secondo regolamento se c'è un giocatore positivo solo per due volte. E comunque il virus sta girando e non ci permette di essere sereni. Immagino anche la frustrazione di Amelia, perché logicamente lo sport fa bene a tutti e personalmente farebbe bene a chiunque. Ecco, anche prima a di tornare ad Amelia, Carmen, insomma, cosa possiamo fare? A parte utilizzare correttamente le mascherine, no? Perché molti giovani non le utilizzano affatto. Poi c'è questa campagna di vaccinazioni che è iniziata da poco. Francesco, io non per aprire una polemica, ma ti devo dire quello che mi è successo stamattina. Te lo racconto adesso, l'ho raccontato Amelia. Siccome sono un sanitario, sono stata chiamata dal mio albo per farmi il vaccino. Stamattina sono andata in ospedale, avendo 55 anni, si presentano a farmi l'AstraZeneca. Mi fanno riempire il modulo del consenso informato, vengono vicino, no signora non glielo possiamo fare. Ho detto perché? No, perché lei ha indicato che prende la pillola per la pressione, risulta tra virgolette cardiopatica solo la pillola per la pressione la prendo anch'io. Allora tu risulti un cardiopatico, non potresti fare l'AstraZeneca, che adesso è arrivato a 65 anni ma a 55 anni, quindi non mi hanno vaccinato. L'ASL, prima di fare una campagna di vaccinazione, prima di fare una campagna di vaccinazione, come l'ha fatta nel Lazio, prende le informazioni su chi vaccina. Io penso che sia importante, non è che ti porta un consenso informato con una serie di patologie. Io ho visto 30 patologie per cui non si poteva fare il vaccino. Quindi nessuno lo farà. E ci sono trovate delle persone come me che praticamente hanno avuto delle reazioni allergiche e stavano lì nella stanza a fianco. Cioè, prima di fare una campagna vaccini, fate fare non solo il consenso informato, ma prendetevi le informazioni sanitarie. Le mie colleghe allenatrici che sono venute da Roma, che sono due sorelle, fanno tutte e due le insegnanti, sono state tutte e due vaccinate già dalla settimana scorsa. Noi siamo in ritardo, come siamo in ritardo per i vaccini, siamo in ritardo in tante cose, anche sull'aiuto economico regionale ai nostri sport, lo dico chiaramente. Perdonami Carmen, ma l'altro vaccino? Sì, l'AstraZeneca. No, l'altro dico. Il Pfizer, quello, si devono organizzare, quello si può fare. Quello dai lo possono fare anche i cosiddetti cardiopatici, no? Sì, però non si sono organizzati all'ASL, perché tu sai, Francesco, che quando apri una scatola di vaccino devi vaccinare un tot di persone. Se ti portano l'altro vaccino devi vaccinare gli altri. Non si sono organizzati per questo, per le fasce d'età e tutto. Secondo me è ridicolo. Vabbè che in Molise tu lo sai che quello che penso della sanità, disorganizzazione massima. Comunque ti voglio dare una notizia da adesso. Il ministro ha dato l'esito positivo per aprire Vietri di Larino. Almeno avremo un posto. Ecco, per quanto riguarda... Bene, sì, almeno i vaccini, Amelia, no? Si parla anche del mese prossimo Johnson & Johnson, una sola dose. Non c'è bisogno di fare il richiamo dopo un mese circa. Ecco, però davvero, ecco meglio, non so tu come la vedi, poi torniamo alla tua attività, però
sai, un giorno dicono una cosa e magari il morale è di nuovo su. Poi le varianti non funzionano. Oggi ho sentito la variante scozzese, poi c'è ragione Mirko Addesa che scrive che tra poco ci sarà la variante di Cercemaggiore, quella di Vasto Girardi. Allora, bella questa. Cioè. Comunque, per aprirti una parentesi, Francesco, questo giocatore della nostra squadra ha preso il Covid dalla fidanzata che fa l'insegnante a scuola. Quindi l'ha preso a scuola. Logicamente un insegnante di scuola superiore mette la mascherina, ma se i ragazzi non la mettono... Però bisogna vedere, Carmen, se a scuola lo prendono nel plesso scolastico oppure durante gli assembramenti che si verificano all'esterno della scuola. Questo è il problema. Francesco, purtroppo io quello che sto vedendo a Campobasso, personalmente, io li guardo i ragazzi, lo so, sono nell'ambito sportivo, ma i ragazzi non sono corretti. Lo so. Per niente... Pensano che non è un loro problema e non sono corretti. Lo so. Amelia, come la vedi? Allora, io la vedo che mi sto rifiutando di seguire informazioni su vaccini, mocivole varianti, quello che dicevi, sì. Perché tanto ho la sensazione che quello che a noi arriva è comunque un'informazione filtrata e non del tutto veritiera. Quello che realmente esiste oggi è un problema che non si sta debellando assolutamente in nessun modo e in nessuna maniera, nonostante gli interventi, punto di domanda che sono stati fatti, per cui credo che dopo un anno c'è seriamente da chiedersi che cosa dobbiamo fare per tornare a vivere una pseudo normalità. Non so, in questi giorni leggevo anche la possibile ipotesi di un nuovo totale lockdown, se può essere questa una strada praticabile. Ogni tanto spunta. Però due giorni prima dicevano che si sarebbe riaperto tutto e che si sarebbe tornati alla normalità. Cioè, insomma, è un po' tutto il contrario di tutto a livello proprio machiavelliano della situazione. La gente è disorientata poi. Esatto. So che la situazione sanitaria non è facile, qui in Molise è peggio che mai. So che c'è un problema importante sui salari, mi riferisco soprattutto alla cassa integrazione. Noi abbiamo collaboratori che hanno preso adesso la cassa integrazione il mese di novembre e il discorso cassa integrazione è appannaggio della regione. Per cui, insomma, sì, c'è il problema Covid, ma dietro al problema Covid si celano a valanga una serie di altri problemi importanti. Finora i collaboratori sportivi, quindi quelli non inquadrati ma quelli che avevano un contratto di collaborazione, hanno potuto godere, diciamo, del sussidio dello Stato, di questa indennità, delle famose 800 euro che poi anche qui sono piovute a pioggia, sia su chi dedicava allo sport un tempo considerevole, sia su chi magari dedicava allo sport un'ora al mese. Anche questo livellamento sinceramente non può passare perché, cioè, noi per lo Stato valiamo 800 euro al mese, indipendentemente dal fatto che ci sia un professionista che fa l'allenatore per professione e uno studente universitario che per arrotondare fa un corso di nuoto a settimana. E sotto questo punto di vista mi permetto di dire che credo siano stati buttati proprio al vento tantissimi soldi che invece potevano essere finalizzati nelle giuste maniere. Tanto comunque chi l'ha ricevuti dopo tempo. Certo. Quello che ci hanno detto era che questo era l'unico sistema per poter far arrivare i soldi presto e meno male, perché se no, non so immaginare cosa sarebbe successo se si fosse adottato un criterio un po' più peculiare. Però davvero siamo alla deriva. Un ministro che dichiara, e mi riferisco al vecchio ministro ormai perché a tutt'oggi non esiste ancora un ministro dello sport, ovviamente, esatto, Spadafora, sì. Che dichiara pubblicamente di non conoscere il mondo dello sport. È gravissimo. E poi ancora peggio la giustificazione di aver adottato un termine così per dire cosa. Cioè, intanto si era capito che non conosceva il mondo dello sport. Ma intanto adesso chi è il ministro e adesso dello sport? Non c'è proprio. Quindi è ancora più grave, capito? Ancora non si fa la delega, forse decideranno di fare un sottosegretario, ma decideranno nei prossimi giorni. Ma verranno cancellati tutti gli incentivi, tu dici sì. Quelli che prendono per i contratti, ma tra un po' non ci sarà più niente, nemmeno quello per tutto quello che riguarda lo sport. Ormai lo sport è stato completamente abbandonato sì. A livello politico e questo non lo dobbiamo permettere perché
Se si abbandona pezzo per pezzo, poi veramente le persone entrano in uno stato di frustrazione, di rabbia e anche di impotenza. Guarda, io davvero non mi capacito di questa cosa, cioè chi opera nel mondo dello sport, perché in Italia lo sport non è solo il calcio, vabbè, è giusto che chiaramente è uno sport che muove tanti soldi, per carità. Però il concetto di sport davvero dovrebbe essere considerato come medicina preventiva, perché chi fa sport, e lo prescrivono medici, ci sono studi scientifici, cioè non è che adesso stiamo scoprendo l'acqua calda, è attestato che aiuta a prevenire, a mantenere la salute, sanno, a curarla. Allora, perché dico, e questo vuol dire anche un vantaggio a livello sanitario, perché se il nostro sistema riconoscesse la peculiarità di quello che facciamo in termini sanitari, se ci consentisse di scaricare al 100% quello che le famiglie investono per lo sport, sicuramente ne avrebbe giovamento il settore sanitario, che comunque è, a prescindere dal Covid, un settore che è sempre un po', diciamo, messo alla prova. Eppure continuiamo invece a subire, diciamo, questa classificazione che non è veritiera, che non ci dà ragione, e appunto oggi ci troviamo senza un ministro, probabilmente tra un po', non lo so, ci metteranno nell'angolo, senza considerare che poi il mondo sportivo, insomma, al di là dell'aspetto appunto legato alla salute, alla tutela della salute e alla cura della salute, è anche un mondo che a livello di redditività porta tantissimo nel PIL del nostro, sì, del nostro Stato. Quindi anche questo, ci sono imprenditori che hanno investito, famiglie che vivono di questo e generazioni anche che vivono di, certo, questo. Quindi... No, ma io, guarda, tu parlavi anche dell'aspetto, diciamo, della salute, no? Io chiedo a te, che anche fai una certa professione, no? Si aggiunge a quello che diceva Amelia, cioè il fatto che la gente non si può allenare, non può andare in palestra, dunque non c'è anche il benessere fisico, si aggiunge, allora, anche un malessere, bravo, psicologico. Assolutamente sì. Francesco, chi, allora, meglio di te può dirlo? Sì, lo sport, per chi lo pratica, è una valvola di sfogo. Io ti dico la verità, io sono andata a giocare non potendomi allenare per un mese, per storie varie che non voglio mettere lingua e tutto il resto, però andare a fare una partita senza allenamento, logicamente la persona non è preparata, ma lo sport, i benefici che dà sono quelli umani, del contatto, del momento di sfogo. Non solo, anche quello. Sì, anche quello. Sì, ma oltre, diciamo, il benessere cardiovascolare, che ormai si sa, è anche un momento umano che viene abbandonato. Questi non l'hanno capito, che quanti ragazzi si sono intristiti che non vanno più in palestra, non socializzano tra loro, perché quello è un momento di svago anche tra, sì, i ragazzi. Sì, ma parliamo anche delle scuole calcio, di, sì, tante attività. Guarda, io sto ricevendo tantissime telefonate la mattina, perché comunque stiamo lavorando in M2, come sai, l'attività del beauty, del centro estetico attiva, ringraziando il cielo. E per l'attività sportiva lavoriamo con gli agonisti, ma stiamo comunque lavorando per una pseudoprogrammazione, che siamo speranzosi nella riapertura, e poi abbiamo fatto una serie di iniziative interessanti per quanto riguarda il web. E quindi, stando la mattina in M2, ricevo tantissime telefonate di mamme che ci dicono: ma quando riaprite, i nostri bambini stanno proprio esauriti, è il termine, non riusciamo a tenerli a casa, vogliono venire a nuotare, vogliono venire a giocare con gli amici, vogliono venirsi a distrarre. Cioè è una terapia. È proprio una terapia del benessere, lo so. Noi dovremmo proprio entrare in quest'ottica, perché dover dire: signora, io non posso consentire la pratica di questo sport attualmente, perché non mi hanno, ma faccio qualunque cosa, faccio aiuto, per non parlare di quanti ci stanno chiamando che hanno necessità di stare in acqua e di nuotare proprio per problemi di salute. Ma io la vedo anche come una beffa, no? Avervi fatto allestire un percorso, tutti strumenti di precauzione, adottato tutte le... Cioè, mi ricordo, siamo venuti a fare le riprese e ne abbiamo parlato in studio qui. Ora, a distanza di tanti mesi, cioè tutte quelle misure che voi avete adottato non stanno servendo a nulla. Esatto, è stato solo un costo per noi. E senza considerare il fatto che, soprattutto in piscina, allora, la sanificazione viene eseguita attraverso agenti che sono costituiti a base di cloro. Ok, cioè nella piscina il cloro proprio la fa da regina, perché serve per sanificare l'acqua, e quando si sanifica l'acqua, l'acqua evapora, per un discorso proprio chimico, fisiologico, tant'è vero che ogni volta che entriamo in un impianto sportivo dove ci sono le piscine si sente proprio l'odore di cloro nell'aria.
Quindi questo che vuol dire? Che in un contesto proprio natatorio, cioè non è proprio possibile che il virus possa esistere, perché è un ambiente che impedisce proprio la consistenza del virus. E inoltre, oltre a ciò, dalla prima, diciamo, imposizione di linee guida, noi abbiamo dovuto rispettare, vabbè, oltre chiaramente distanziamento, segnaletica, eccetera, sanificazione costante che noi già facevamo prima, che abbiamo aumentato poi dopo le prescrizioni, ma ci sono stati imposti anche dei dosaggi chimici dei valori di trattamento delle acque, che sono il doppio di quelli che avevamo prima. Per cui, oltre la beffa, l'inganno, e sono dosaggi che oggi dobbiamo comunque rispettare. Per cui il costo di gestione, che già di una piscina era notevole, è notevolmente aumentato. E rispetto anche a questo bando, prima parlavamo con Carmen, la regione ha disposto un bando in favore delle società sportive, facendo un distinguo tra attività di squadra, trasporto di squadra e sport individuali. Per cui gli sport di squadra potevano concorrere al bando fino a 10.000 euro, gli sport individuali fino a 5.000 euro. Senza considerare altre caratteristiche, altre componenti, perché il costo per, diciamo, mettere in sicurezza dal punto di vista delle normative anti-Covid un campo da calcio non è lo stesso di un impianto natatorio, perché a prescindere parliamo di situazioni che richiedono i costi di gestione che già di base sono diversi. E quindi questa cosa ci ha penalizzato doppiamente. Ci sono state regioni in Italia, io lo dico apertamente perché sono stata anche in regione a parlarne con la dottoressa Mogavero, che è stata molto disponibile, devo dire la verità, e spero, insomma, mi ha garantito che avrebbe fatto un approfondimento al riguardo. Ci sono regioni in Italia in cui sono stati disposti dei fondi proprio solo in favore dei gestori delle piscine, perché noi, a differenza di altri, abbiamo dei costi che di base sono importanti. Cioè, noi dobbiamo solo riscaldare l'ambiente, noi dobbiamo riscaldare l'acqua, noi dobbiamo riciclare l'acqua, e adesso ancora di più, per cui c'è uno scambio di componenti importanti che oggi chiaramente è diventato esasperante. Speriamo che, insomma, qualcuno dalla regione davvero ci si metta e ci dedichi l'attenzione che meritiamo. In altre regioni questa cosa è stata fatta, il che vuol dire che se c'è la volontà, se ci si entra dentro al problema, lo si può anche risolvere. Certo. Perché mai come adesso davvero abbiamo bisogno di sostegni concreti e non di promesse così sbandierate. No, quattro venti. In un periodo come questo è che è normale, hai perfettamente ragione. Intanto, mentre scorrono queste immagini, ecco Carmen, prima di una pausa pubblicitaria che avremo tra poco, so se la regia può farci vedere qualche foto che tu gentilmente, penso si riferisca a Caserta, no? Sì, all'ultima... al congedolamento che ho organizzato a Caserta. Ecco. Com'è la situazione Covid lì? Ma Francesco, la cosa importante è che sono arrivate tutte le persone che hanno fatto i voli, tutti tamponati, perché noi abbiamo giocato con due squadre sarde, Muravera, Muraverese, con tutte ragazze giovani. Se vuoi, poi intanto sì, queste siamo noi tre giovani vecchiette. Siamo tre vecchiette che però ci divertiamo perché? Ancora. Io 55, l'altra amica 57 e l'altra 62. Capito, però le mie due amiche sono due campionesse europee, io di meno, eh. Il bello, e loro mi hanno ringraziato, che abbiamo fatto la squadra. Ma fino ad ora Amelia campagna... ha parlato di benessere dello sport, tu adesso usi questo termine, vecchiaccia. No, in Campania siamo solo due squadre femminili quest'anno, il Frassati e noi. Il Frassati gioca in A2 con tutte le ragazze giovani che hanno giocato con noi, e noi che siamo, diciamo, un po' più age, abbiamo fatto la Serie B, però l'abbiamo fatta di livello. La cosa che sono contenta, che mi hanno ringraziato, che ho osservato, diciamo, anche un po' da Hitler i protocolli Covid. Beh, chiaro, certo. Ma si aspettavano, venendo nel sud, che non si rispettavano. Invece ho rispettato tutto, il minimo igiene. Qui vedo igiene anche che si mangia, oh, avete mangiato. Noi da bravi molisani campani, cioè io quando organizzavo a Castelpedroso era così, poi in accordo con il grande presidente CONI, Sergio Roncelli, che è il nostro vicepresidente, era in precedenza il presidente della società, abbiamo organizzato questo piccolo rinfresco pure per le persone che devono ripartire. Mi è venuta quasi fame, è stato fame, molto Carlo. Gradito. Mi è venuta arrivano fame, belle vediamo. Pizze calde, arancini. Sì, ma posso fare una battuta? Ti hanno, diciamo,
ti hanno trattato come una pallina da ping pong quando sei andata a vaccinarti, perché ti hanno... Lo so, ma infatti, questa è la battuta vera, cioè come una pallina da ping pong, esatto. Speriamo di ritornare in campo. Gli hai detto che sei una pongista o no? Speriamo di tornare in campo, non peraltro, sai perché, sono sempre a contatto con i giovani, altro, devo fare delle altre gare, anche se tutto il mondo del tennis tavolo è in rivoluzione, tutti vogliono i protocolli Covid con le autocertificazioni, i registri e tutto. Comunque devo ringraziare il presidente Roncelli del CONI Campania che ci ha portato pure dei gadget, i gadget delle universiadi, con la speranza di organizzare in Campania altri grandi eventi, perché la Campania ha belle attrezzature, più del Molise, si spera di organizzare nel tennis tavolo eventi grandi. Lui è dovuto scarpar via perché doveva fare una premansione per le gare di canottaggio, perché le gare di canottaggio si possono fare, è uno sport che si può fare tranquillamente al circolo canottieri. Diciamo che domenica è andata male perché abbiamo perso, ma abbiamo trovato la neve a Caserta, un evento che è inaspettabile. Ha nevicato anche lungo la costa, quindi. Ma a Caserta non ha mai nevicato perché a Caserta fa caldissimo. Il Burian ha colpito questo. E purtroppo le palestre di Caserta erano senza riscaldamento, abbiamo giocato con 4 gradi. Ho dovuto chiedere all'arbitro di giocare con la tuta e le mie amiche con le calzamaglie, purtroppo era bagnato a terra e noi vecchiette, la mia collega ha fatto un ruzzolone, se cadevo io mi spezzavo a metà. Abbiamo perso, però ci siamo divertiti. Adesso andremo il 14 marzo a Roma per concludere il concentramento, perché spero in un altro clima. Sì, spero in un altro clima, anche perché hanno annullato la nostra trasferta in Sardegna sempre per il pericolo Covid, e hanno cercato di fare tutti i concentramenti. Le altre, sempre della società romana, sono andate a fare la 2 a Vasto e hanno trovato la neve a Vasto. Mi hanno detto per il ritorno le ha dovuti scortare uno spazzaneve, quindi abbiamo giocato in queste condizioni. La cosa bella, Francesco, e aver ripreso, perché avevamo paura di non riprendere, avevamo paura che tutti abbandonassero, perché logicamente le defezioni ci sono state, molta gente ha paura del virus. Sì, ma anche per un motivo anche mentale, no? Come dicevi tu. Ci sono state tante squadre che hanno abbandonato anche per i trasporti, perché il problema dei trasporti, che noi pongisti andiamo a 4 persone in una macchina, adesso ci si può muovere solo in 3. Adesso solo a 3 persone non congiunti. Nel cofano? Nel cofano è difficile mettere le persone. Ma guarda, è meglio scherzare, altrimenti qui diciamo Francesco, cose tu sai che poco... trovi porta aperta. Altrimenti qui diciamo ci facciamo parecchi nemici, perché dovremmo dire quello che pensiamo, spesso non possiamo farlo al 100%. Ma no, assolutamente. Comunque, altra bella cosa, ho concluso la teoria del corso da tecnico olimpico, adesso mi aspetta la pratica, hanno dovuto anche allungare i tempi di pratica, li metteranno a settembre, perché logicamente tantissime persone non hanno le palestre, dobbiamo fare le video riprese ai ragazzi, dobbiamo fare la parte pratica, qui aspettano che passi il virus prima di darci anche il titolo, per paura dei contagi, perché intanto hai intrapreso anche quest'altra prospettiva, quindi speriamo bene. Perché hanno aperto le scuole di tennis tavolo con i ragazzi, quindi si è aperto tutto un nuovo mondo che purtroppo è stato represso, perché non si potrà fare per ora. Ci fermiamo per qualche secondo, poi torniamo subito in studio. Allora, dopo la pausa, prima di riprendere Amela, poi ci devi dire le novità che ho letto anche sul tuo ultimo post su Facebook, facciamo uno stacco musicale, e quindi balliamo un attimino, paese mio questo video, poi vi spiego un attimo, diciamo, i protagonisti, e vediamo questo video, paese mio. Da ruscelli rose e viole, un pastore
sei passato lentamente e tu mi sei rimasto nella mente. Paese, paese mio, quel giorno non volevo dirti addio e adesso che sono ritornata io mi sento a casa, sei l'orgoglio mio. Mi portava sulle spalle, l'inverno era freddo e molto lungo, ci coccolava un fuoco, un brodo caldo. Allora, complimenti a Giuliano Spina e alla sua orchestra, in anteprima presentato qui a Teleregione questo video, Paese mio, Vanessa Gianantonio, la voce, dunque complimenti davvero. Allora, ecco. Noi diciamo anche quello che accade dietro le quinte, no? È sparito il mal di testa grazie sì, a casa. Sì, esatto, mi ha dato un consiglio e è passato in un attimo. Quindi stringere qui su. Sì, ah, vabbè, okay. Possiamo dare un consiglio a tutti i telespettatori? Certo, perciò l'ho detto, no? Allora, la mascherina tante volte porta un mal di testa e gonfiore agli occhi. A me sempre. E ho dato un piccolo consiglio. Ma perché stringe sul... No, no, perché arrivando una maggiore quantità di anidride carbonica rispetto all'ossigeno, normalmente si chiudono i turbinati nasali, che sono delle fosse che sono all'interno qui delle orbite. E basta premere leggermente, fare una pressione con le dita in questa maniera qui, per 10 secondi, 3 volte, e si riescono a stappare, quindi si toglie quell'aurea di mal di testa che porta la mascherina. Bene, bene. Come ha funzionato? Avevo un mal di testa incredibile, Carmen mi ha detto, guarda, fai vabbè, così. Uno deve fare San Tommaso, sono dei piccoli trucchetti che conosco, che fanno bene, che aiutano anche queste defiance causate da queste mascherine. Allora, vediamo anche queste informazioni. Amelia, hai messo un post, no? Sì. Spiegavi un po' qualche novità, vi cercate di... Allora di sì, intanto noi abbiamo fatto un'iniziativa sempre per rimanere vicini a quanti movers M2 stanno continuando ad allenarsi a casa seguendo i nostri programmi online.
perché molti appunto ci chiedevano la possibilità di dotarsi di bilancieri, pesi per potersi allenare a casa, per cui abbiamo creato dei pacchetti di attività con i quali i trainer potranno proporre la loro lezione e diciamo l'utente potrà acquistare il pacchetto allenamento online insieme alla consegna di un kit da parte di M2, quindi bilanciere, pesi e insomma piccoli attrezzi che potrà utilizzare a casa. Quindi nell'abbonamento il cliente avrà sia la possibilità di ricevere lezioni da parte del trainer online chiaramente a casa, che utilizzare il kit che noi gli mettiamo in dotazione, e questo proprio per cercare di invogliare comunque i nostri movers M2 ad allenarsi a casa in questo tempo che chiaramente non possono frequentare all'interno della nostra attività, della nostra palestra. E poi in realtà stiamo per lanciare un prodotto nuovo che vuole combinare la fase di allenamento con quella della cura estetica. Spesso mi trovo a parlare con persone, no, che magari quando mi chiedono mi dicono: Madonna, ma tu come fai a stare sempre così magra? E io dico che non è un dono del Signore, perché non è un dono del Signore, almeno nel mio caso. Semplicemente mi alleno, cerco di curare l'alimentazione, di evitare insomma errori di dedicare il giusto tempo alla cura attraverso i trattamenti estetici. Sulla base della mia esperienza e anche rispetto alle richieste che ci vengono avanzate da chi magari è poco incline all'allenamento e magari più predisposto a soluzioni diciamo un po' più facili, abbiamo creato un protocollo che vuole proprio combinare le sedute di allenamento con il combinamento di trattamenti estetici attraverso tecnologie avanzate, insieme chiaramente a una alimentazione specifica che la nutrizionista dell'M2, la dottoressa Sara Valente, mette proprio a disposizione per coloro i quali intendono fare questo percorso. È un prodotto che insomma a breve lanceremo, abbiamo già fatto dei test con diciamo delle cavie che si sono sottoposte a un periodo di prova per 3 mesi con dei risultati veramente strepitosi. E la cosa bella che mi preme dire è che non si tratta soltanto di acquistare un pacchetto di trattamenti o un pacchetto di sedute di PT. In realtà con questo nuovo prodotto chi sceglierà di fare appunto questo passo opterà per un nuovo stile di vita, cioè all'esito dei 3 mesi la persona che magari non era abituata ad allenarsi, non era abituata a mangiare bene, a prendersi cura di sé, avrà proprio acquisito l'abitudine all'allenamento, l'abitudine a mangiare in una certa maniera e l'abitudine appunto anche a prendersi cura attraverso dei trattamenti estetici che però sono oggettivati rispetto a quel bisogno. E quindi diciamo che dopo 3 mesi davvero si conquista una nuova dimensione. Anche perché noi lavoriamo con il beauty, ma lavoriamo sempre in maniera altamente etica e professionale. È chiaro che un percorso di trattamenti estetici può dare il suo risultato, però non prendiamoci in giro, quel risultato, se non c'è un condizionamento metabolico, da solo, è chiaro, esatto, sì. È destinato in qualche modo a fallire. Per cui l'abbinamento dell'allenamento insieme alla potenzialità del trattamento rende il risultato indissolubile, ma soprattutto facciamo sì che la persona, come dicevo, acquisisca un corretto stile di vita, per cui alla fine di questo programma avrà la necessità e il bisogno di allenarsi, diventerà proprio un'abitudine ed è proprio quello che vogliamo, ecco, insegnare rispetto a persone che sono, ecco, un po' più scettiche, che magari pensano: no, io mai su un tapirulan, mai a fare una nuotata, un allenamento in acqua. E quindi questo a breve lo lanceremo, intanto magari, ecco, ne approfitto di questo momento per segnalare di seguirci sui nostri canali social, sia dell'M2 Movement che dell'M2 Beauty Clinic, anche sul nostro sito, perché lì daremo una serie di informazioni rispetto a questo prodotto. E poi c'è anche Facebook, no? Esatto, sì. Quindi, anche Facebook, sia per quanto riguarda, cioè, sia la pagina M2 che quella dell'M2 Beauty Clinic, e anche Instagram, sì, sì. Beh, in questo periodo i social sono utili, Carmen. Sì, tantissimo. Per noi è utile, noi abbiamo dei bei gruppi su Facebook che
che riusciamo a fare la cosa più bella, le dirette. Esatto. Abbiamo fatto le dirette delle partite per molte persone che non sono state presenti, sono state fatte anche le nostre dirette adesso all'ultimo concentramento di Caserta, e questo ha fatto in modo che i pongisti che non hanno partecipato hanno partecipato emotivamente alle nostre dirette, sia maschili che femminili. In questa maniera qui si è mantenuto bene il movimento, perché anche non potendo partecipare, guardando una partita, il cuore c'è, perché il cuore non muore nello sport, questo dico. E non si è persa la voglia di ricominciare a vivere qualcosa di bello. L'unico problema che avremo, perché prossimamente si devono organizzare i campionati italiani, Francesco, hanno scelto come sede Riccione e per le questioni Covid hanno limitato gli ingressi, anche per le qualificazioni e tutto il resto, sia dei giovanili che degli adulti. E questo ha complicato un po' la situazione, perché ha creato, diciamo, dei dissapori, perché comunque il campionato italiano è una cosa a cui tutti gli atleti vogliono partecipare, perché è sempre stato un campionato aperto a tutte le categorie, a prescindere dalle qualificazioni. Quest'anno hanno deciso di fare le qualificazioni, vedremo come andrà a finire, diciamo che questo è un anno col punto interrogativo, per dirti non si sono neanche organizzati per fare i campionati veterani, proprio perché i veterani sono quelli più a rischio, si aspetta che siano tutti vaccinati per dare delle date. Doveva essere il 2020 l'anno col punto interrogativo, oppure anche il 2021, non vuole che ci sarà anche. Ieri hanno cancellato anche gli europei, che ci devono essere a Bordeaux quest'anno, quest'estate a giugno, e hanno messo la nuova sede nel 2022 a Cardiff, i veterani europei. Ma lì c'è la variante scozzese. No, spero che sono vaccinata e che ci possa andare a Cardiff. Ecco, adesso, è uno dei desideri che ho. Intanto è già quasi volata la nostra ora. Adesso sono curioso, no? Dimmi. Quindi il vaccino Astra non l'hai potuto fare. No. E adesso? Aspetto il Pfizer. Aspetto e quando arriverà il Pfizer? Qui nel Molise è tutto un punto interrogativo, anche perché... No, vorrei che arriva nel 2022. Io ti dico una cosa, da questa amica che ci siamo visti domenica mi ha detto che hanno vaccinato anche 70 anni nel Lazio, sia gli over 80 che i 70 anni. Il Lazio è partito con una campagna vaccinazione, Zingaretti ha fatto un ottimo lavoro e stanno vaccinando tutti quanti, meglio della Lombardia. Il problema è l'organizzazione, in tutte le cose, Francesco, l'ho visto per me, io da sola... Lo dice a loro che a livello di organizzazione ne sanno qualcosa, quindi è chiaro, è un problema di organizzazione. È un problema di preparazione anche, no? No, di organizzazione, perché, ti spiego come funzionano, il Ministero ti manda tot vaccini a secondo di quanta popolazione c'è. Sei tu che una volta che hai i vaccini devi fornire lo staff medico e sanitario per farli. Esatto. E a seconda dell'età li devi fare, se li devi fare i domiciliari. C'è però una buona altro. Notizia, Carmen. Dimmi. Che a livello mondiale il virus è in forte diminuzione, a livello mondiale. Sì, sì. Quindi nel mondo meno persone positive ci sono e meglio è. E per la quarta settimana consecutiva i dati vanno in questa direzione, no? Quindi... Questo è l'unico dato buono, anche perché non si capisce quanto è la durata del vaccino per quanto riguarda l'immunità. Quanto dura? Allora, l'immunità hanno detto che tipo con AstraZeneca dura 6 mesi. Oh, quindi? E quindi non si sa, perché con queste nuove varianti ti puoi anche riammalare, anche col vaccino. Ma ci sono troppi punti interrogativi. Ma poi anche la questione che, non so, non sono un tecnico, se mi faccio il vaccino potrei comunque essere portatore sano? E quindi no, poi... allora... Cioè questo è un altro... No, no, spieghiamo bene una all'inizio, cosa importante. Forse, all'inizio. No. E il vaccino fa in modo che la persona produce degli anticorpi. Nel periodo che produce questi anticorpi, che possono essere sia 48 ore che una settimana, può diventare positivo alla malattia e quindi trasmetterlo. E infatti ci sono state delle persone che dopo il vaccino dei sanitari hanno avuto la febbre. Sì. Questa febbre, sì, confermo. Questa febbre può essere anche contagiosa, quindi non si sa come verranno curati questi aspetti. Ma chi ha avuto il virus, no? Chi ha avuto il coronavirus, sì, e ha sviluppato gli anticorpi, deve farlo il vaccino? Altra cosa, scusami. Si sta facendo il vaccino senza fare i test alle persone per vedere se sono stati degli asintomatici positivi. Esatto. Questo è un altro errore che secondo me si fa. Cioè, ti spediscono a fare il vaccino senza fare nemmeno il sierologico.
almeno il sierologico controlli se c'hai gli anticorpi. In teoria chi l'ha avuto ha sviluppato gli anticorpi, per cui dovrebbe essere immune. Esattamente. Cioè, però per quanto tempo, quanto tempo durano gli anticorpi che ha sviluppato chi ha avuto il coronavirus? Allora, a me piace leggere molto, quindi mi sono letta gli studi americani, che sono quelli più aggiornati rispetto al coronavirus. Chi ha avuto gli anticorpi, secondo gli studi americani, non dovrebbe contrarre più il vaccino, perché il valore anticorpale è molto alto. Mai più. Quindi sono veramente pochissimi sulla popolazione mondiale le persone che hanno di nuovo avuto il virus dopo che... Veramente poche. Ci sono delle persone che sono state immunodepresse, chi l'ha riavuto è capitato in Brasile, perché sono delle persone che mangiano male, sono malnutrite, allora, quindi qui, il sistema immunitario e allora si abbassa. Qua cioè, si dovrà aspettare l'immunità di gregge. Quando tutti l'avremo. Ma in Inghilterra, virus, Francesco, in Inghilterra il mese prossimo sono riusciti a raggiungere l'immunità di gregge. Il 74% della popolazione ha l'immunità di gregge. Israele... Eppure ci sono tanti pecoroni in Italia, come non la riusciamo a raggiungere? Israele ci sarebbe riuscito se praticamente la parte ortodossa, perché a Israele c'è la parte ortodossa che non si è vaccinata, se la parte ortodossa si vaccinava avrebbero raggiunto adesso l'immunità di gregge. Allora, io vi chiedo qualche minuto per chiudere, altrimenti arriva Luigi e ti fa il vaccino Astra. No. Tu sei cardiopatica e poi non so che succede. Non qui. Sono cardiopatica. Entra Luigi con la siringa. Entra. Allora, Carmen, iniziamo da te. E cosa vuoi dire a chi ci ascolta? Del tennis tavolo hai detto già molto. Vuoi dare qualche consiglio? No, io spero che passi questa pandemia, che riprendiamo normalmente. È un bello sport. Adesso c'è di moda il padel, so che tutti quanti stanno giocando al padel. Lo so. E il padel è più facile perché è una racchetta molto più lenta, non è impegnativo come il tennis e altro. Chi vorrà quest'estate, se miglioreranno le cose, provare il tennis tavolo, è un padel in piccolo. Quindi speriamo che prossimamente ci riusciamo a riprendere bene. Io sto facendo la padel, nel senso che sto cucinando, mi diletto con i fornelli. Anche ultimamente. Questa mattina ho fatto il purè di patate, quindi mi diverto meglio, così mi piace. In modo... E mio padre è anche apprezzato, no? Quindi lo sport della padella e del padel. Infatti. E allora, va bene. Ti faccio fare una risata a proposito di vaccino, perché come tu sai, nonna Giovanna ha 99 anni. La salutiamo. Per cui ci siamo prenotate per farle fare il vaccino e lei mi ha chiamato, non è della ciociaria, quindi ha questo accento divertentissimo. E, insomma, ve lo dico senza dialetto perché non la so rifare. No, è bello col dialetto. Comunque, e mi ha detto, ma figlia, ma io ho 99 anni e non mi sono mai presa un'aspirina. Chi se ne vogliono fare il vaccino a me? Ma non è che io mi faccio il vaccino. E in realtà, cioè, oddio, un po' il pensiero... E il ma pensiero, molti hanno paure. Perché lei davvero non ha mai preso un farmaco in vita sua. E mai. Perciò è arrivata a 99. Esatto, e quindi dice adesso tutte insieme mi iniettano sta cosa. Comunque, no, a parte gli scherzi, facciamoli il vaccino chi può farlo e chi ha questa fortuna e opportunità, perché è davvero un'opportunità. Ora rinvii evitando, mettiamola così. Però, ecco, per raggiungere l'immunità di gregge si raggiungerà quando una parte l'avrà preso e un'altra parte sarà coperta dal vaccino. Quindi non vedo alternative, onestamente. Ma guarda, Amelia, ti dico la verità, da questi dati mondiali, perché dobbiamo ormai pensare in maniera globale, no? Tu lo sai. Certo. Da questi dati mondiali delle ultime settimane, sono già quattro, e praticamente è in netto calo in tutto il mondo, quindi dobbiamo essere un attimino. Esatto. E poi voglio dire un'ultima cosa, Francesco. Siamo in una trasmissione sportiva, per cui seguita da persone che in qualche modo vivono lo sport e chiamano lo sport, comunque sono affini a questo mondo. Io vorrei proprio rivolgere un appello a tutti quanti quelli che hanno contratto un abbonamento presso un centro sportivo, presso una scuola calcio, presso una qualunque attività sportiva, che hanno ottenuto il voucher rispetto al precedente lockdown, per poter ancora fruire di un bonus che avevano speso presso la società sportiva nella quale si erano iscritti. Questo voucher che è stato ulteriormente congelato da questa seconda ondata.
Allora, noi gestori di impianti, noi che facciamo sport nel territorio, abbiamo subito come tutti questa chiusura forzata e ci siamo accollati i costi, come dicevamo prima, in funzione del fatto che dobbiamo rispettare delle prescrizioni e chiaramente questi costi sono rimasti a nostro carico perché poi di fatto ci hanno fatto chiudere ugualmente. Quando riapriremo non potremmo incassare perché appunto chi ha acquistato un abbonamento ha ancora da smaltire quanto acquistato che era frutto di un voucher di una precedente stagione. È una reazione a catena. Esatto, quindi per noi la ripartenza sarà un ennesimo sacrificio perché vorrà dire darvi l'opportunità, il sacrosanto diritto di fare attività, però al tempo stesso da parte nostra diciamo l'impossibilità di vedere realizzato ancora in termini economici un ritorno. Io vi chiedo di sostenere questo momento perché ci sono tantissime persone che ci sono vicine, addirittura noi abbiamo avuto anche persone che hanno rinunciato al voucher perché hanno capito la gravità del momento e hanno acquistato comunque dei plan o altri abbonamenti. Ci sono però persone che hanno fatto scrivere anche lettere da avvocati dicendo che era giusto per loro avere rimborso, per carità, è un diritto anche quello, però è anche vero che questo momento noi lo stiamo vivendo tutti, cioè lo stiamo subendo tutti e in qualche modo lo sport forse è quello tra le categorie che diciamo ha sofferto più di altri settori. È un minimo di comprensione. Esatto, averlo, questo mi sento di chiederlo a cuore aperto per tutte quante le persone che stanno a casa da un anno, per tutte quante le persone che non lavorano da un anno e che fanno parte di questo mondo e per tutti quanti quelli che come me, come appunto lavorano nel mondo sportivo e vivono di questo, stanno facendo sacrifici per mandare avanti le loro attività e che dovranno ancora fare sacrifici nel momento in cui speriamo torneremo a una normalità. Quindi l'invito è a tornare sicuramente a frequentare i nostri centri e ecco a sostenerci. Bene, sono d'accordo e in attesa che questo gigante buono possa riaprire perché lo vedo come un gigante buono, ogni volta che passo vedo questo che dorme attualmente, no? A parte l'attività agonistica. Sì, quindi. Speriamo bene, dai. Grazie a Carmen, buon viaggio. Ti ringrazio di avermi ospitato, come al solito. Ti richiamerò solo se sarai, oltre che adulta, anche vaccinata. Ma io spero che prossimamente, a fine campionato, mi richiami e ti dico, Francesco, mi sono vaccinata. Ti porti qualche altra bella foto, dai. Sì, sì, sicuramente. Logicamente ti dico che l'ultima partita l'ho giocata con una ragazzina di 13 anni, lo dicevo ad Amelia, che adesso andrà agli europei, è partita oggi per gli europei. Beh, bocca al lupo, dai. È difficile giocare, però mi sto divertendo. Mi sto divertendo. Sai che cosa è la cosa bella, importante adesso? È comunque mantenere lo spirito. Sì. E dobbiamo... Io spero per Amelia che al più presto risolviamo questa cosa, che non si demoralizzi, sii sempre forte. Questo è l'augurio che ti do. Grazie di cuore per questa cosa. E incontro tante persone, siccome io all'inizio soprattutto mi sono sfogata in ogni dove, nelle varie trasmissioni, eccetera, incontro tante persone che mi dicono tu non sai quanto ti penso, quanto penso. Ma ho letto anche dei commenti sul post che ho messo. E questa cosa è bella perché credo che arrivi a davvero la difficoltà profonda che stiamo vivendo e a volte me lo chiedo anch'io come faccio e come facciamo con la mia famiglia perché poi non sono sola, lo so. C'è mio padre, mio fratello, insomma noi siamo tutti quanti attivi su questo fronte e me lo chiedo anch'io come faccio, probabilmente è proprio, vabbè, sicuramente la passione che alimenta, no? Anche momenti difficili e poi il fatto di vedere comunque la luce in questo tunnel. E poi comunque dai, il supporto delle persone aiuta. Sì, è importante. È importante. È importante. Ma continuiamo solo per passione, perché comunque ci diamo di nostro e anticipiamo di nostro. Sì, ma se non c'è quella non vai avanti. Tutto il campionato femminile l'abbiamo fatto perché mi ci sono messa di tutto, di più e ce l'abbiamo fatta. Però adesso sei fare. In passione perché non hai fatto il vaccino. Sei no, dai, non prendermi in giro. Allora faccio un invito che mi lasso e mi chiami subito per il prossimo vaccino. Anche perché devo andare a fare l'altro concentramento a marzo a Roma e altro. Vabbè, grazie a Carmen, buon viaggio. Francesco. Ringrazio tutti i telespettatori. Grazie ad Amelia Macioli, un saluto di nuovo, auguri a Paola e un saluto al resto della famiglia. E dai, ci rivediamo e aggiornaci per le ultime novità e poi assolutamente ne parleremo ancora, magari con qualche altro insomma, componente del vostro centro sportivo. Speriamo di venire a dire insomma, cose nuove. Speriamo, dai. Grazie Amelia Macioli.
Noi ci vediamo giovedì prossimo, domani in edicola come sempre, Primo Piano Molise con il Messaggero. Grazie ancora, buon proseguimento.